davvero contenti di essere nuovamente in questo scenario meraviglioso della diga di Gusana per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso abbiamo organizzato la manifestazione in collaborazione con gli Arcieri Torres di Sassari, perché per questioni organizzative, avendo appena fondato la società, non potevamo ancora organizzarla a nome nostro, quindi abbiamo collaborato con la società di Sassari. Quest'anno finalmente potevamo organizzarla a nome nostro, quindi siamo nuovamente qua, grazie alla collaborazione di Enel Green Power e del Comune di Gavoi, che entusiasti hanno voluto insomma ripetere l'esperienza dell'anno scorso. Una possibilità anche per praticamente aprire un sito che generalmente invece non permette le visite guidate, tranne che non dalla società di gestione, che è l'Enel. Assolutamente sì, normalmente questo è un terreno chiuso, i cancelli sono chiusi, insomma, tolto chi ci lavora purtroppo non può passeggiare in questi posti meravigliosi, e quindi sì, è assolutamente occasione per tutti per poterne beneficiare. Infatti anche il comune col sindaco sono stati subito entusiasti, insomma, di poter aprire i cancelli e far visitare anche a chi vive, insomma, a Gavoi, questi posti che normalmente non sono accessibili. Un modo come un altro per dire che lo sport è veicolo anche di, perché no, di conoscenze diverse e opportunità di godere proprio di questi scorci che sono davvero incredibili. Assolutamente sì, ed è quello che dovremmo ricordarci ogni giorno quando facciamo sport. Noi ci teniamo molto come società a viverlo, non solo ovviamente come una competizione sportiva, ma sempre come un momento di confronto e di collaborazione, confronto tra tutti, insomma, tra diverse realtà e diversi paesi, perché no, anche vedere appunto nuovi paesaggi. Ci aggiungerei anche aggregazione e socialità, visto che insomma qua arrivano arcieri da tutte le parti dell'isola. Arrivano da Porto Scusa, Olbia, Sassari, Cagliari, insomma Uras, Campidano, noi da Sardara ovviamente. Ci vuole la voglia di spostarsi, dico sempre io, le società dovrebbero muoversi un pochino di più, non dobbiamo mai chiuderci nei confini dei nostri territori limitrofi, semplicemente vicino a casa nostra, insomma, ovviamente più impegnativo, però poi si raccolgono i frutti. Oggi in qualità di atleta, Paolo Poddighe in questo secondo trofeo Frecce del Lago, l'arciere d'oro avuto qualche giorno fa sembra aver portato bene, perché hai vinto la tua categoria. Sembra di sì, diciamo che l'arciere d'oro dato a un arciere, questo grande riconoscimento del Panathlon di Sassari, ha portato fortuna e ho vinto questo campionato regionale 2018 in questa bellissima cornice che è il lago di Gusana. È una manifestazione che si svolge qui per il secondo anno dentro la centrale dell'Enel, credo che sia uno scenario suggestivo, specie quest'anno dove le grandi piogge hanno riempito finalmente questo bellissimo lago. Gli Arcieri Torres e Sassari avevano tenuto a battesimo la prima edizione in concomitanza con la Sardara Archery Team, che quest'anno l'ha organizzata in prima persona. Sì, l'anno scorso noi abbiamo fatto, diciamo, da padrini, perché avevamo iscritto noi la gara e dunque l'abbiamo supportata, visto che stava appena nascendo la società, è nata quest'anno. Quest'anno loro hanno camminato con le loro gambe e hanno organizzato questa edizione in modo autonomo, e devo dire che è andata benissimo. Tanti sono gli atleti che sono arrivati qui a Gusana oggi, in questo splendido scenario, lo abbiamo già sottolineato con la presidentessa della Sardara Archery Team, che ha ringraziato chiaramente tutte le forze che si sono messe in campo per questo sport splendido, dove il connubio tra natura e sport è davvero il massimo. Sì, diciamo che è un posto stupendo.
Poi oltretutto non è che possono accedere tutti, la fortuna è quella che ce l'hanno concessa per poter fare questa bellissima gara e tirare la campagna a una location come questa. In più il comune di Gavoi, che è effettivamente molto disponibile e ha supportato sempre l'evento, il sindaco è una persona che comunque ci è stata vicina sin dall'anno scorso, credo che ci sia, siano tutti gli ingredienti per poter effettivamente far diventare questo posto uno degli appuntamenti ufficiali di questa disciplina. Con il presidente regionale della FITARCO, Pino Spano, a parlare di una manifestazione che pian pianino, nonostante sia la seconda kermesse, si sta guadagnando e ritagliando un posto speciale in quella che è l'arceria della Sardegna. Sì, lo scenario è bellissimo, anzi quest'anno il percorso è anche più bello dello scorso anno. Nonostante la giornata calda abbiamo tirato tutto all'ombra, sotto gli alberi, molto bello, una location che vale il campionato regionale. Campionato regionale che dice in Sardegna grandi numeri per l'arceria. Sì, penso che in questa gara siamo un 80 arcieri e quindi il tiro di campagna sta diventando sempre più frequentato, ecco, molti giovani e fa piacere a livello arcieristico isolano avere questi grossi numeri. Rispetto al passato stiamo crescendo molto. Una cosa importante, tanti giovani che si stanno cimentando, abbiamo visto delle pattuglie bene assortite. Sì, e tra l'altro alcuni sono anche reduci da buoni risultati ottenuti la scorsa settimana ai campionati italiani a Rocca di Papa, dove abbiamo raccolto a livello regionale un titolo italiano, quindi un oro e quattro argenti e diversi quarti e quinti posti, quindi molto soddisfacenti, specialmente nel settore giovanile. Questa è una stagione che ha dato grande lustro, ripetiamo, all'arceria sarda, però abbiamo da farvi i complimenti perché vi state muovendo come federazione proprio per fidelizzare più società possibile. Non a caso la Sardar Archery Team è il primo anno che si presenta autonomamente per la conduzione di questa kermesse. Sì, lo scorso anno era organizzata gli Arcieri Torres, dove parte degli arcieri di Sardar, alcuni facevano parte degli Arcieri Torres, hanno fatto una società autonoma e quindi hanno continuato quello che l'anno scorso hanno organizzato insieme ai Torres. Ecco. Ripeto, una bella location, un bel posto. Vale il campionato regionale. Siamo con il primo cittadino di Gavoi, Giovanni Cugusi, ben ritrovato ai nostri microfoni e come al solito i complimenti per quello che insomma il territorio offre. Una bellissima manifestazione, la seconda in ordine di tempo, con un successo di pubblico incredibile. Questa è la seconda volta, i complimenti vanno sicuramente alla natura, alla comunità di Gavoi che riesce a tenere il territorio in un certo in un modo adeguato e quindi poi vanno anche alla società degli arcieri di Sardar che ha proposto al comune per il secondo anno consecutivo il campionato regionale che noi siamo stati ben lieti di riospitare. Siamo stati anche
pronti anche a sostenere economicamente questa manifestazione, perché riteniamo che sia una manifestazione che dia lustro sia al territorio, ma sia anche la promozione, soprattutto per uno sport considerato minore, ma che minore visti i numeri non è, e quindi siamo sicuramente felici di questo successo e spero siano felici anche i concorrenti, ma anche gli spettatori. Signor Sindaco, una sinergia che va a crescere e soprattutto sottolinea la bontà dei luoghi in primis. Abbiamo parlato anche con il responsabile della struttura Enel Green Power, però è chiaro che c'è tanto del vostro lavoro. Preservare significa anche far godere a tutti queste bellezze. Beh, sicuramente è un discorso che va avanti negli anni, soprattutto a Gavoi, quindi questo l'aspetto della tutela del territorio e del paesaggio è con un connubio che va avanti anche con la promozione turistica e anche quella sportiva in questo caso, è sicuramente un aspetto che noi stiamo cercando di curare, quindi benvengano queste manifestazioni. Oltretutto non è semplice comunque essere pronti a trovare queste anche risorse per finanziare eventi come questo, perché purtroppo i comuni in questi periodi non navigano nell'oro, però bisogna fare degli sforzi perché questo è sicuramente fa parte della nostra politica, la promozione del territorio, e farla in un certo modo, tutelandola e non permettendo che ci siano degli scempi, ma quindi tutelare attraverso attività che siano in un certo modo si integrino bene con l'ambiente circostante, e questo, il tiro con l'arco, è sicuramente uno di questi. Preservazione quindi del territorio, ma soprattutto anche quel senso forte di identità che poi contraddistingue tanti dei suoi concittadini che operano per conto di Enel Green Power. Questo sicuramente. Molti concittadini sono adoperati finora per conservare questo territorio, ma anche le azioni che vengono fatte, come da poco siamo riusciti a dare a bando anche il campeggio, quindi in un'ottica di turismo sostenibile, questo è quello che ci piace di più, e questo è un aspetto che dovremmo curare e promuovere fino in fondo. Speriamo che le cose vadano avanti così. Thank you.